Ciao Claudio, complimenti, secondo posto si Grazie. Toppa in questo nuovo meta. Cosa hai fatto, cosa hai portato? Facci un po' vedere. Allora, ho fatto secondo posto, ho fatto tre vinte e una pareggiata. Pareggiata con un mazzo che secondo me è quello che può giocare meglio contro questo mazzo, cioè il Dark Scorpion. Lo vedrete sicuramente in uno di questi video. Io ho giocato un mazzo che si chiama Stall My Precious Queen, in sostanza, che gioca appunto questa carta qua. Bello il nuovo meta. Questa è la carta più forte di questo meta. Perché? Perché My Precious Queen, in sostanza, ogni end phase fa la summon di un token, quindi sia nell'end phase dell'avversario sia nella mia. E questi token non possono essere tributati in nessuna maniera. Questo mazzo, poi, essendo stall ovviamente, gioca 3 per di Golem di Lava. È fondamentale perché? Perché Golem di Lava è forte contro Iron Grit, perché può essere... Iron Grit, Girfrid può essere sacrificato fondamentalmente, è forte contro tutte le carte che si attivano su distruzione, è molto molto forte. E con i token non può essere, non possono essere distrutti. Gioco 3 per di Saber Valley, carta stall per eccellenza, stall nella battle phase, utilissima per mirror match, nel qual caso in cui, come vedremo poi nelle altre carte, vuoi far perdere la versione di Mill, perché ti aggiungi dal cimitero top al mazzo, e poi se vuoi pescare 2 carte, la bandisci e ne bandisci un token. Altre 3 carte fondamentali, Sphere Kuribo è necessaria, perché? Perché si attiva dalla mano, è sicura contro un sacco di attacchi avversari, contro un sacco di effetti, è difficilissimo che venga negata questa carta, e per gli stall è fondamentale. Poi, doppia coccinella, la carta più odiata dell'universo probabilmente. E non gioco 3 per perché 3 per è un po' pesante, però neanche perché non si può, la ban è dedicata, e anche esatto, due. Perché non si può, esattamente. Belli mirror match comunque, i mirror match veramente tostissimi. Questa è probabilmente la seconda carta più forte, o comunque una delle carte più forti di questo nuovo set, perché va in combo con la Precious Queen. Mette 3 token col passare del tempo, visto che stolli, li toglie e spacchi qualsiasi carta, veramente veramente molto forte. Appunto, continuando con le magie, abbiamo un'altra carta che è molto forte in generale, è una carta versatile perché può essere utilizzata contro Jinso, per esempio, può essere utilizzata contro tutti quei beatdown che vogliono spaccarti duro, infatti mi è stata molto utile contro Dark Scorpion, contro Mago Nero, eccetera, eccetera. Continuando, un'altra carta molto interessante e nuova di questo set è Ledger. Ledger, in sostanza, tu l'attivi, bandisci 3 carte coperte, e le metti appunto bandite, le arriverai in mano alla terza tua standby phase. Questa è una carta molto lenta, ma siccome il mazzo è stall, riesce quasi sempre ad attivarsi e risolversi, perché appunto hai il tempo di aspettare e prenderti le carte, ed è un più 3, un più 2 fondamentalmente molto forte. Poi abbiamo doppia copia di scambio creature, questa fondamentale, diciamo, contro un sacco di mazzi, soprattutto i beatdown, soprattutto quelli che giocano mostri molto grossi, veramente utile. Poi abbiamo un'altra magia che, vabbè, carta per eccellenza, veramente forte anche contro Jinso, super versatile. Non abbiamo particolari bisogno di pescare visto che abbiamo Ledger. Che peccato non pescare, mi dissero. Esatto. Passiamo alle trappole, ovviamente una delle trappole migliori può essere attivata quando vuoi tu, Waboku, sempre per stallare e per mantenerti i token vivi, così che tu puoi giocare Token Sunday. E poi 3 copie, i Floodgate, ovviamente necessaria, parte con quasi tutto, è veramente utile perché stalla. E l'ultima carta, questa è molto utile, Jaro Paparis, questa è molto utile contro Mirror Match, perché ti metti 5 carte nel mazzo, mischi, peschi una carta, con questa è una carta dalla mano, le bandisci, te la prendi dal cimitero e la rimetti in top, e così via. E lo puoi fare per 3 botte se hai Saber Naga, quindi è molto forte. Passando alla side, invece, nella side io ho scelto in sostanza Corvo DD. Corvo DD è anche questa una carta abbastanza versatile, in questo caso contro Mirror Match io pensavo, se una carta gioca per esempio un'altra Jaro Paparis, gliela posso bandire e vinco io fondamentalmente, perché vinco di stall. Un altro scambio di catture con i mazzi un po' più aggressivi o che giocano Jinso, quindi ho bisogno di una magia in più e quindi posso switchare. 2 Minecraft per i sercini, mi è stata utile contro con Da Scorpion, mi è stata utile con Mago Nero, tutte quelle carte che addano.
risvegliare il drago, questa è molto utile contro mazzi che spaccano in generale, contro Clodian che spacca, contro Galaxy Cyclone, tantissime carte. E poi in ultima Magic Drain. Magic Drain può essere utile se ci sono carte chiave dell'avversario magia che possono essere fastidiose. Per esempio Claudian gioca Claudian Aerosol, se io gioco questa e lui non ha magia è negata e praticamente finisce la sua partita in sostanza. Questo è quanto per il mazzo. Per l'extra, ovviamente, vabbè, sono il solito extra che si gioca ovunque. Abbiamo sì, Ojama King, Standard, Cyber and Dragon, mio padre, il Destiny fortissimo, mio fratello Joker e Ryu. Sono i soliti mazzi. Perfetto, grazie sempre, ci vediamo la settimana prossima. Vi ringrazio.